Ciao a tutte, ben ritrovate. In questo video vi mostro gli acquisti che ho fatto dal supermercato Aldi. Dunque, Aldi è una catena di supermercati barra discount tedesca, un po' come la Lidl. A differenza però della Lidl è che non è molto diffusa sul territorio italiano. Per questo motivo io vi metto nel box informazioni il link al loro sito internet, di modo tale che possiate andare a vedere se anche nella vostra città, comunque nella vostra provincia, c'è un punto vendita Aldi. Come Lidl, anche questo supermercato propone delle offerte creative e, come Lidl, le propone a frequenza ciclica, quindi non è che ci sono sempre, c'è la settimana della creatività anche qui. E adesso io, questa è la prima volta che acquisto da loro, quindi non so dirvi ogni quanto propongano questo tipo di offerte, perché io ho scoperto dell'esistenza di queste offerte creative grazie a un gruppo Facebook, mi sembra che fosse Cartopazze, dove una ragazza aveva postato la fotografia dei suoi acquisti da Aldi. Io avevo visto la foto e quindi mi sono precipitata al negozio, visto che ce l'ho molto vicino, a vedere di che cosa si trattava, ed effettivamente ho trovato delle cose interessanti. Adesso vi parto subito a mostrarvele. Dunque, parto dalle cose un pochettino più ingombranti. Ho preso delle scatole di cartone e adesso vi faccio vedere qua, poi ve la faccio vedere montata. Allora, le dimensioni di queste scatole di cartone sono: allora, in questo modello qui sono 36x28x17. È una scatola totalmente cartonata, tranne i profili del coperchio, che sono di metallo, anche gli angoli, e il montaggio viene fatto però con delle viti. Quindi adesso vi faccio vedere la scatola dal vivo. La scatola nello specifico è questa, vedete? È molto grande, vi faccio vedere com'è l'interno, è tutto cartonato, però il montaggio vedete che è fatto con delle viti esterne e dadino interno, quindi munitivi di cacciavite e di pinza per poter stringere. Questa cosa mi è piaciuta molto perché dà una maggior resistenza alla scatola stessa. Ovviamente non potete riempirla per assurdo di sassi, perché sennò si spacca, però a differenza di quelle scatole che sono solo incollate, sicuramente è una scatola molto più resistente. Un'altra cosa interessante di questa scatola, secondo me è fatta molto bene, è che qui, adesso scusate l'inquadratura, comunque qui c'è di corredo all'interno della scatola questa targhetina che è andata ad applicare, qui ci sono già dei taglietti, che vi consente di inserire la carta per poter scrivere che cosa c'è all'interno della scatola. Questa targhetta in realtà la potete applicare sia qua che, come ho fatto io, qua. Quindi sia sul lato stretto che sul lato lungo. È interessante questa cosa, perché che voi mettiate la scatola nell'armadio, sì, in questa posizione oppure in questa posizione, alla fine riuscite sempre a leggere cosa c'è all'interno della scatola stessa. Io ho preso questo modello. Ah, ecco, un'altra cosa che non vi ho detto. Questa scatola, le altre che vi farò vedere e tutto quello che vi farò vedere l'ho pagato 3,99 euro, quindi il prezzo è 3,99 euro per tutto. Anche qui potete vedere che i prezzi non sono eccessivi, sono più o meno come quelli della Lidl. Quindi primo modello e prima fantasia, questo qua con questi fiori tropicali. Poi ho preso, sempre come modello lo stesso, cambiando fantasia, ho preso questa qui. Adesso un po' di confusione, abbiate pazienza. Questa qui. Allora, io ho difficoltà veramente con le inquadrature, spero che riusciate a vedere. Questa, ci sono i macaron sopra. No, cosa dico? Ci sono i cupcake sopra, quindi lateralmente è piena di cupcake. Mamma, un'inquadratura pessima, spero che riusciate veramente a vedere, perché eccola qua. Con il coperchio viola, stesso sistema di montaggio, stessa tipologia di archiviazione, uguale identico, sempre
bella resistente. Poi ho preso un altro modello più piccolo. Il modello più piccolo è questo. Forse questa riesco a farvela vedere meglio. Che vedete anche voi, le dimensioni sono molto più piccole. Tra l'altro avevo qui il foglio, abbiate pazienza un attimo. Allora, qui le misure sono invece 32x23x12. Questa confezione comprende due scatole, l'ho pagata sempre 3,99 euro, quindi 3,99 euro per due scatole uguali identiche di queste dimensioni. Adesso le faccio vedere questa qua. Io ho scelto di prenderla con gli unicorni. Ovviamente dell'uno e dell'altro modello ci sono anche varie fantasie, io ho scelto quella che interessava principalmente a me. Con gli unicorni, anche qui stesso sistema di archiviazione sul lato corto e di qua. No, qua no, ho detto una sciocchezza. Qui c'è solo l'archiviazione sul lato corto. L'interno è praticamente identico, si monta sempre con viti e dadini. E anche questo qui è un bel cartone resistente. Le scatole sono una e una due. Ovviamente, le scatole, diciamo, ho deciso di comprarle perché io sono in procinto di un trasloco e quindi mi servono per poter ritirare tutte le mie cosine creative che ho in giro, per poterle avere sempre in ordine, perché laddove andrò ad abitare è tutto molto più piccolo, per cui ho bisogno di inscatolare tutto e di archiviarlo in una certa maniera, perché sennò non mi sta e non me la cavo più. Veniamo adesso invece alle cose un pochettino più che riguardano, diciamo, lo scrapbooking. Facciamo un po' di spazio qui, dei pad di carte. Nello specifico ho preso questo e questo che adesso vi mostro meglio, questi due pad di carte. Allora, in negozio erano presenti anche altri pad, mi sembra che in totale fossero tipo 5. Io ho scelto di prendere questi due qua per diversi motivi. Allora, innanzitutto, uno dei cinque l'ho scartato a priori perché la grammatura della carta era 85 grammi. Tenete conto che un foglio da stampante normalissimo è sugli 80 grammi. Quindi vuol dire che quei pad di carte conteneva delle carte molto sottili e per il tipo di lavoro che devo fare io non vanno bene. Quindi quello è stato scartato a priori. Gli altri due li ho scartati perché? Perché erano i tipici pad di carte che hanno su 26 fogli come questi, ci sono tipo 4-5 fantasie interessanti. Le altre fantasie erano abbastanza, diciamo, classiche, quindi i puntini, le righette, i quadratini. Siccome io sono già piena di quelle tipologie di carte lì, è inutile che mi vado a riempire ulteriormente di carte perché alla fine me ne interessano solo 5. Quindi li ho scartati, dando invece rilevanza a questi due pad che invece, a mio parere, contengono delle carte molto particolari. Adesso ve li mostro. Allora, il primo si chiama, la collezione si chiama City Flair e sono 26 cartoncini. Le misure sono 24, scusate il cane che abbaia, io non lo so, tutte le volte che devo fare un video o qualche cosa il cane abbaia, non lo so, magari pensa che sto parlando con lui. Comunque, 24x34 come dimensioni, perché vedete che è un rettangolo, quindi non sono i classici 30x30. La grammatura è di 250 grammi, quindi è un cartoncino, adesso vediamo il primo, molto spesso. Allora, lo sfogliamo insieme perché ci sono delle carte che secondo me meritano veramente. Per esempio, questa è una delle carte che secondo me merita, con tutte queste piume fatte tipo acchiappasogni. Poi, ovviamente, come i pad della Lidl, anche questi contengono delle istruzioni che vi consentono di realizzare quello che voi vedete sulla copertina. Allora, questa è la prima fantasia. Poi, vedete, anche qua ci sono altre istruzioni. Poi la seconda fantasia, spero che riusciate a vederla, è tipo carta stropicciata. Le fantasie sono solo fronte perché il retro è bianco. Poi c'è questa che è effetto sughero,
con le scritte. Questa, ecco, per esempio, questa è una di quelle carte che io chiamo classiche, ovvero righe. Va bene, ci sta per me quando sono contenute in maniera non eccessiva all'interno dei pad, perché qui adesso vi farò vedere altre carte invece che sono molto più particolari. Poi c'è questa con le scritte, questa con i cappelli e i baffi. Allora, questa era presente anche in un pad di carte della Lidl. Ne troveremo delle altre che erano presenti anche nei pad della Lidl, però la marca che Lidl di solito mette in vendita è la Crelando. Qui invece non riesco a capire come si chiami questa marca. Io penso che sia questo, PEFC, penso, perché altre marche qui non ne vedo. Giriamo anche dietro. No, oppure questa qua, Max. Oh, non vedete niente, scusate. Max Bringman. Boh, non lo so. Comunque non è della Crelando, eppure le fantasie, alcune fantasie sono uguali identiche a Lidl. Allora, quindi questa abbiamo detto, questa merita, perché ci sono tutte le foglie, anche qua delle scritte con le tazze di caffè, i cactus, un effetto legno, non legno, qui delle scritte, queste foglie sono, non sono belle di più. Altre foglie, questa è un'altra carta che ricordo di aver visto nei pad della Lidl. Foglie, qui c'è un effetto, non so se riuscite a percepire, sì, così riuscite a percepire, sembra tipo pelle, un effetto pelle. Foglie, ancora delle gocce. Dei cerchietti con i baffi tipo anni 60-70, vedete c'è il simbolo degli anni 70, baffi, anche questa è una carta presente in un pad della Lidl. Qui ci sono dei robottini, questa è una fantasia pua, qui ci sono delle musicassette, qui c'è il televisore, questa è molto carina, c'è il televisore, la radio, un'altra radio, sono radio e televisori, una fantasia tipo circuito e basta. Secondo pad di carte, anche questo l'ho preso molto particolare e si chiama Graffiti. Vediamolo insieme. Stesso discorso, anche qui ci sono dei cartamodelli per realizzare quello che voi vedete sulla copertina. Mi sposto un po' così, ecco. Queste sono delle scritte, come dei murales. Poi abbiamo l'effetto, questo è un altro pezzo del cartamodello, poi abbiamo questo effetto lamiera arrugginita, poi abbiamo questo qua con sempre i graffiti, sembra già spruzzato, vedete quale che sembra spruzzato, già di bomboletta spray. Poi abbiamo dei fumetti. Beh, questa è classica puntinata. Ecco, questa non mi piace molto, devo dire la verità, anzi, non mi piace proprio per niente. Però, tra l'altro, questo qui sta facendo un gestaccio. Sono accorta adesso, vabbè, lasciamo stare. Qui è l'effetto bomboletta spray. Qui sembra un effetto quasi tessuto. Qui sempre graffiti. Vedete, sono fantasie che io sinceramente in giro non ho mai visto, quindi per quello ho preferito concentrarmi su questi due pad di carte. Qui è un effetto mimetico, sempre i graffiti. Io mi immagino queste carte come base per dello scrapbooking, ovviamente. Sempre i graffiti. Questo è un effetto tipo tettoia, non so se avete presente. Le tettoie, quelle in Eternit, ecco, aspetta. Qui sempre disegni, graffiti. Questo è un effetto asfalto. Sembra proprio un pezzo di asfalto, quello bello bollente d'estate. Altre scritte. Anche qui ci sono delle spruzzate di disegni. Questo è un altro graffito. Anche qui, altro graffito con queste immagini, molto particolare la trama. Questa è bellissima, che sembra quasi una rete, tutta spruzzata di vernice. Anche questo è molto bello, secondo me. Ci possono fare delle belle composizioni con come base queste immagini. Poi, altro muro, altri graffiti particolari.
Questo non mi piace particolarmente, però vabbè, ci sta all'interno di un pad di questo genere. Qui ci sono dei triangoli, comunque sembrano disegnati a matita. E questo è un effetto. Avete presente i tombini? È un effetto tombino. Non so se si percepisce. Sembrano tipo i tombini quelli delle strade di metallo, no? Con questa fantasia un po' particolare, una cosa molto particolare. Poi ho comprato un altro pad di carte, ma questo è un po' pochettino più particolare. Si tratta di queste 5 carte, perché poi alla fine sono solo 5, con all'interno il foil. Vediamo se... Eccolo qua. Lo vedete il foil rose gold. E all'interno della confezione ci sono, vedete, 5 carte. La grammatura è... Non lo so. Quanto è la grammatura qua? Scusate. No, non c'è scritto la grammatura, comunque adesso ne tiro fuori uno così vi faccio vedere. E poi, quindi, 5 carte e 3 carte più piccole con degli adesivi a cerchio, sempre con il foil. Allora, le fantasie sono, una è questa, questi rombi. La seconda è questa. Adesso facciamo così, che così almeno ci togliamo, diciamo, il pensiero. E no, non ce lo togliamo il pensiero, perché qui devo aprire tutto. Facciamo così, che scusate, così è brutale. Sì, eccoci qua. Vedete? Allora, questa è quella che avevo fatto vedere prima. Con gli sticker che sono questi qua, sempre con il foil. Ok, e questo è l'altra fantasia. Non sono pesantissime come carta, però è carina. Vedete? Ok, poi, e queste ce le siamo liberate. Poi questa qui con le piume. Eccolo qua il foil. Nella parte retro abbiamo un foil argentato. Bello, molto bello anche questo. E poi abbiamo l'ultima fantasia con questi, sembrano tipo soffioni. Cioè, il riflesso della luce. Eccolo qua. Soffioni in rose gold con sotto gli adesivi. E basta, perché sono 5 fogli e boh. Ultima cosa che ho comprato sono questo pad di carte da origami. Allora, io non utilizzo molto le carte da origami perché, a parte il fatto che sono molto sottili, quindi sono un 80 grammi, vi ripeto, come un normale foglio da stampante, ma poi perché sono molto piccole, infatti sono 15x15 come dimensione. È difficile utilizzare una carta da origami, sì, può essere utilizzata, diciamo, quando vai a creare più strati, in un lavoro di scrapbooking, però il grosso che utilizzo sono le carte, quelle di dimensioni più grandi. Queste magari possono essere poste come sfondo alle foto. Quindi tendenzialmente non compro carta da origami. In questo caso invece ho comprato questo tipo di carta perché le fantasie che ci sono qui dentro sono fantasie secondo me molto belle, molto colorate, non sono la classica carta da origami spenta, ma sono molto belle e molto colorate. E soprattutto ci sono due fantasie di giallo arancione che mi piacciono tantissimo. Adesso vi faccio vedere. Allora, vi abbiamo detto 15x15 la dimensione, 80 grammi sono 100 fogli, sono 10 fantasie, quindi vuol dire che sono 10 fogli per fantasia. Adesso li vediamo insieme. Allora, la prima, posso anche tirarne fuori uno per uno. Allora, la prima fantasia è questa, con questi fiori, bellissima, per me, a mio parere, bellissima. Poi abbiamo questa qua che mi piace tantissimo. Gialla coi pois bianchi, che tra l'altro si abbinano, quindi vedete che abbinamenti. Poi abbiamo questa qui, perché non me le sono preparate prima? Boh, vabbè, pazienza.
questa qui con questi triangolini sull'azzurro, che mettiamo qua così. Poi abbiamo questa qui con, sempre con dei triangoli che però sono un po' di tutti i colori. Ok, mettiamo qua. Poi abbiamo questa qui con le righe sul azzurro verde, non mi sento di definirlo un tiffane. È più un celeste, un turchese. Qua. Ma mettiamola qua. Poi c'è questa qui con gli uccellini che è molto bella. E vedete? No, no, non sono uccellini, sono... Sì, no, ci sono gli uccellini, vedete? Con gli uccellini, molto bella. Tra l'altro si abbinano perfettamente tra di loro, questa è già una cosa decisamente positiva. Poi abbiamo dei fuqua sul rosa. Belli anche questi. Poi abbiamo delle farfalle. Come fantasia ricorda molto questa qua con i triangoli. Poi abbiamo un verde, un prato fiorito con delle margherite bianche. E per ultimo abbiamo questi rombi, chiamiamoli così, rombi sul giallo. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va bene, ragazze, questi sono tutti i miei acquisti da Aldi. Mi sono trovata molto bene perché ho trovato dei prodotti, secondo me, di qualità paragonabile a quella di Lidl. Vediamo se faranno delle altre offerte. Penso di sì. Adesso devo tenere d'occhio. Non so, tra l'altro, non so neanche se hanno un'applicazione. Non ho guardato se hanno un'applicazione, ma al limite c'è il sito internet dove potete andare tranquillamente a vedere le offerte. Perché, come il sito di Lidl, vi dà le offerte della settimana corrente più le offerte della settimana successiva. Quindi potete andare tranquillamente a sbirciare, a curiosare. E niente, spero di avervi dato delle informazioni utili per chi cerca materiali di questo genere. E niente, ci vediamo al prossimo video e io vi mando un bacione a tutte. Ciao ragazze, ciao ciao ciao.